Un caro saluto a tutti da Diego Fusaro. Sui principali e più venduti quotidiani d'Italia si parla di Elon Musk e delle sostanze che egli consuma. Proprio così, Elon Musk è un consumatore abituale, ci spiegano suddetti giornali, tra cui Huffington Post e molti altri, è un consumatore abituale di sostanze particolari, usiamo questa formula perifrastica, ma ci siamo intesi rettamente, io credo. Ebbene, Elon Musk, il patron di X, il multimilionario che nel 2023 ha visto crescere di ben 92 miliardi il proprio patrimonio, è altresì un grande fruitore di sostanze e quindi ormai è pubblico, quindi lo diciamo non per insinuare qualcosa, ma perché è una notizia di pubblico dominio, ripeto, diffusa dai principali e più venduti quotidiani. Proprio quell'Elon Musk che è stato invitato alla festa di Atreju di Fratelli d'Italia come eroe, ancora una volta appare la decadenza della destra, anzi della destrash neoliberale e bluette, che si riferisce non certo a eroi nazionali e patriottici, ma a un milionario americano che usa sostanze e che ricorre alla maternità surrogata, meglio utero in affitto. Insomma, con questo credo ci sia poco altro da aggiungere sul reale profilo subculturale della destrash neoliberale, nel caso specifico del governo italiano, che, come non mi stanco di rimarcare, è la continuazione peggiorativa, se mai è possibile, del precedente governo dell'euroinomane delle brume di Bruxelles, Mario Draghi. Come ho cercato di chiarire nel mio libro Demofobia, sulla finta alternativa tra destra e sinistra sono oggi le due ali dell'aquila neoliberale, che in alto volteggia nei cieli per poi calarsi rapacemente sui popoli e sui lavoratori e aggredirli in nome del mercato e delle sue spietate leggi. Ecco, il fatto che Elon Musk sia il punto di riferimento della destra bluette, proprio come Steve Jobs era uno dei riferimenti della sinistra fucsia, la dice davvero lunga sul grado della politica al giorno d'oggi.